Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente è arrivato il mio giorno preferito, il giorno del test con il soffiatore. E questa volta a provare il mio soffiatore sarà lui, l'Apsan Zino Mini Pro. Ovviamente lo proverà insieme a lui, il DJI Mini 2, ma lui è abituato, l'ha già provato più volte e ne è sempre uscito non a testa alta, di più. Ma lui invece non l'ho ancora provato ed è questa la parte interessante, che lo proverò con voi. Non ho provato neanche a farlo prima di registrare il video, quindi non ho la più pallida idea di come si comporti con il soffiatore. Come sapete, questa prova a me piace perché comunque ci dà l'idea di come si comporta il drone con il vento. Ovviamente non è la stessa situazione, ma ci dà comunque un'idea di come potrebbe comportarsi il drone appunto in situazioni di forte vento. Perché come ho già fatto vedere all'inizio, quando iniziai i test con il Mini 1, col soffiatore a circa 50 cm dal drone spariamo un'aria intorno ai 40 km orari circa, quindi una bella aria che inizia ad essere fastidiosa per questi piccoli droni, perché comunque è importante sapere come loro, soprattutto questi piccoli droni che pesano 249 grammi, è importante sapere come si comportano quando c'è vento, perché comunque li portiamo ormai dappertutto, perché comunque le loro caratteristiche di volo, le loro caratteristiche a livello fotografico sono incredibili, quindi li portiamo in montagna ad alta quota, li portiamo al mare, quindi in queste situazioni dove spesso c'è vento e tira un'aria forte. Quindi è importante sapere anche il loro comportamento. Lui, DJI Mini 2, incredibile in tutte le situazioni, compresa appunto quella di vento. Io l'ho usato in situazioni di vento pazzesco, dove il drone faceva quasi fatica a tornare verso di me, ma a livello di stabilità e di comportamento niente da dire, è impeccabile. Con il soffiatore anche, è una cosa pazzesca. Mentre lui, l'Apsan Zino Mini Pro, non l'ho ancora provato, e una cosa che mi incuriosisce tanto provarlo è perché nell'applicazione c'è proprio una voce da attivare o disattivare in caso di vento forte, che non trovo una gran genialata, perché voglio dire, lui si adatta da solo e lui decide come comportarsi quando c'è un forte vento, mentre lui glielo devo dire io. Perché devo attivare questa funzione? Quando la devo attivare? Quanto vento ci deve essere perché io la debba attivare? Cioè, fino a che punto posso usarlo senza attivarla e quando invece la devo attivare? Cioè, non capisco questa funzione perché la devo attivare io manualmente. Comunque adesso la proviamo, appunto faremo una prova ovviamente con lui per farvi vedere come si comporta, e poi faremo una prova con lui senza attivare la funzione, e poi faremo una seconda prova ovviamente andando ad attivare questa funzione di resistenza al vento. Per fare una prova equa calibrerò la bussola per entrambi qui, almeno da questo punto di vista saranno alla pari, e poi inizieremo la prova. Quindi ragazzi, iniziamo con la calibrazione e poi spariamo della grand'aria e non vedo l'ora. Perfetto, iniziamo con la calibrazione della bussola del DJI Mini 2. Perfetto, calibrazione avvenuta con successo. Allora, DJI Mini 2 pronto. Abbiamo 9 satelliti, decolliamo. Perfetto, lo giro verso di me e vado a prendere la mia arma. Eccomi qua, sono pronto, il momento più bello, il momento che mi dà più gusto è questo, quando sto per sparare l'aria contro a sti piccoletti, mi dà un gusto incredibile. C'è anche già un po' di aria naturale, infatti vedete le piante che si muovono. Quindi anche lui vedete che già inizia un po' a muoversi, perché qua, questo lato poi della mia casa, c'è sempre un po' di corrente d'aria, sta arrivando anche un temporale, là è tutto nero, quindi c'è già un'aria reale, ma gliene creiamo una un po' più artificiale. Quindi 3, 2, 1, fuoco! Guardate, sono a circa 30 cm, neanche a 50, guardate il Mini 2 che roba pazzesco. Vado anche sul fianco, guardate, si gira e ritorna in posizione. Lo faccio girare, guardate che roba, guardate, e ritorna sempre dove era. È incredibile, è pazzesco, guardate che roba, è pazzesco. E sono vicinissimo adesso, sarò a 40 cm. È incredibile, questo drone dal punto di vista del vento è pazzesco, pazzesco. È qualcosa di irreale che un drone così piccolo e così leggero possa resistere a un'aria di questa portata, è pazzesco. E poi con questo test si vede anche il comportamento del gimbal,
e della ripresa video, appunto della stabilizzazione video durante il vento. Ovviamente questo avete visto è un vento estremo, cioè lui si è addirittura girato e poi è ritornato in posizione, addirittura ha fatto un giro su se stesso, cioè una cosa che è veramente estrema, però ci può far capire anche come si comporta la videocamera e il gimbal in situazioni estreme, perché comunque ovviamente con un vento forte non potete pensare di avere una stabilizzazione incredibile dal punto di vista del gimbal, però con questa prova si capisce un po' e si intuisce anche questo tipo di comportamento della videocamera. Quindi adesso atterriamo con il Mini 2 e decolliamo con Absan Zino Mini Pro e ragazzi non vedo l'ora di vedere cosa possa succedere. Perfetto, anche l'Absan Zino Mini Pro è pronto, facciamo la calibrazione della bussola e poi decolliamo. Perfetto, calibrazione avvenuta con successo. Quindi adesso ragazzi non ci resta che decollare. Aspettiamo i satelliti, adesso abbiamo ancora zero satelliti, come sapete DJI anche da questo punto di vista è pazzesco, cioè nella velocità di acquisizione dei satelliti è qualcosa di incredibile, lo faceva con i suoi droni di dimensioni più importanti, ma lo fa anche con il DJI Mini 2, i satelliti li aggancia in maniera incredibile. Questi droni ci mettono un po' di più, come anche il Fimix 8 Mini ci mettono un pochino di più, anche perché loro non hanno anche il sistema Galileo, hanno solo GPS e GLONASS, mentre il DJI Mini 2 ha anche il Galileo. Adesso aspettiamo che ne agganci qualcuno in più, con il Mini 2 siamo partiti con circa 9 satelliti, adesso vediamo quanto ci mette l'Absan Zino Mini Pro a agganciare più o meno gli stessi satelliti, anche perché qua rimane un po' coperto perché di qua ovviamente c'ho la casa e va un po' a coprire quello che è appunto la visuale dei satelliti, e non avendo anche il Galileo rimane un po' più difficoltoso agganciare abbastanza satelliti appunto in questa posizione. E intanto che aggancio i satelliti volevo farvi vedere appunto quella funzione che vi stavo dicendo prima, da attivare o disattivare appunto quando c'è o meno vento. Di default è disattivata, ma se io vado nelle impostazioni e scendo e scorro fino qua, ecco vedete, modalità antivento. Dopo essere stato acceso il velivolo otterrà una maggiore resistenza al vento, ma la stabilità del gimbal e la nitidezza delle immagini potrebbero risentirne. Questo ovviamente tutti i droni con tanto vento potrebbero avere problemi di stabilizzazione del gimbal e via dicendo di nitidezza dell'immagine. Bisogna vedere quando appunto questo problema arriva, cioè se arriva con poco vento, se arriva con tanto vento ci sta tutto, però non capisco appunto questa cosa che devo io attivare o meno questa funzione di resistenza al vento, cioè quando la devo attivare, quanto vento ci deve essere, su che basi decido quando attivarla o no, allora perché non la posso lasciare attivata di default, dov'è la controindicazione, il gimbal lavora in maniera diversa quindi, o comunque della penalizzazione a livello di qualità video, cioè non lo so, non capisco questa cosa, cioè il Mini 2 si adatta lui al tipo di vento e decide lui come comportarsi e lo fa in maniera spettacolare, mentre qua abbiamo diciamo questa funzione da attivare, quindi adesso proveremo senza attivarla e poi proveremo attivandola se vediamo un diverso comportamento. Perfetto, abbiamo 9 satelliti che sono gli stessi che avevamo con il Mini 2, quindi sono totalmente alla pari, adesso possiamo decollare. Con l'Absan Zino Mini Pro la telecamera è disattivata fino al decollo, questo per risparmiare energia, quindi l'immagine e il ritorno video l'avrete solo una volta decollate. Decolliamo. Perfetto, adesso lo giro verso di me. Adesso abbiamo 11 satelliti, quindi i satelliti ci sono, il drone è fermo in overing direi in maniera impeccabile come il DJI Mini 2, sono sicuramente più o meno alla pari come overing, direi niente male anche lui, ma adesso voglio vedere se il tuo overing rimane ancora niente male. Ok ragazzi, ci sono, è il mio momento, è il momento di goduria massima, partiamo da una distanza più o meno così che saremo a circa 60 cm e poi al massimo ci avviciniamo visto che non ho idea di come si possa comportare, quindi 3, 2, 1, fuoco! Mi avvicino, mi sposto sul fianco, vediamo se torna in posizione. Sì.
perfetto, devo dire niente male, niente male. Sono vicino adesso e sono a 30 centimetri e guardate come tiene. Vediamo come torna. Torna un po' meno alla posizione da dove è partito, però resiste senza fare cose strane. Non gli sono ancora però andato sul fianco come il Mini 2 a vedere il suo comportamento. L'unica cosa che vedete è che il drone si è allontanato, non è più nella sua posizione iniziale, che era più o meno qua dove ho il landing. Quindi lo rimetto in posizione, anche se devo dire che il comportamento è stato ottimo. Lo riporto qua, perfetto, più o meno nella posizione iniziale e ripartiamo. 3, 2, 1, fuoco! Adesso gli vado di a parte. Guardate, no, sul fianco resiste di bestia, guardate che roba! Sul fianco resiste in maniera incredibile. Fantastico, devo dire niente male. Non ritorna, si ferma un po' dove mi interrompo con il vento, lui si ferma, non ritorna nella posizione di partenza. Questo bisogna dirlo. Però adesso voglio vedere il suo comportamento attivando la funzione resistenza al vento e vediamo cosa cambia, perché comunque già così secondo me non è niente male. Allora lo riporto più o meno nella posizione di partenza che era questa, entriamo nelle impostazioni e andiamo a selezionare antivento, quindi modalità attivata. E adesso, caro mio, non scherziamo più, però adesso hai anche la modalità antivento, quindi si può esagerare. 3, 2, 1, fuoco! Guardate come sono vicino, guardate come sono vicino, sentite i motori? Fantastico, fantastico! L'unica differenza col Mini 2 è che non tende a tornare nella posizione da cui l'ho spinto via. Cioè, lui un po' si sposta ovviamente perché l'aria è fortissima, anche il Mini 2 si sposta, sebbene comunque non perde mai il controllo. Mentre col Film X8 avevo dovuto fermarmi perché avevo rischiato di farlo andare a sbattere perché andava in confusione, il drone non capiva più cosa doveva fare. Qua invece, avete visto, è pazzesco come rimane fermo, è tranquillamente alla pari del Mini 2. L'unica differenza è che il Mini 2 torna nella posizione più o meno da dove è stato spinto via, mentre lui si ferma dove io smetto di soffiare l'aria. Però come resistenza pazzesca. Non ho notato una grandissima differenza tra attivare la funzione resistenza al vento o no. Questa differenza non l'ho notata, almeno con il soffiatore. Poi magari in volo c'è qualcosa di diverso, ma così non ho notato niente di così diverso, di drasticamente diverso. Magari c'è stata una differenza, ma non così visibile, perché comunque anche senza attivare la funzione resistenza al vento è un comportamento davvero davvero top anche per l'Apsan Zino Mini Pro. Quindi adesso lo facciamo atterrare e tiriamo le conclusioni. Ok ragazzi, i due piccoli droni sono qua e devo dire che l'Apsan Zino Mini Pro non ha per niente sfigurato rispetto al DJI Mini 2. Una differenza grossa c'era stata col Film X8 Mini, ovviamente, dove col soffiatore non si era comportato per niente bene, ma già anche a livello di overing secondo me non è impeccabile rispetto ovviamente al Mini 2, cioè niente di scandaloso, però non a questo livello, mentre qua abbiamo sia come overing più o meno allo stesso livello di questo, si assomigliano molto e anche la resistenza al vento mi ha veramente impressionato, soprattutto per quanto riguarda poi il comportamento anche con l'aria sul fianco, cioè ha sempre cercato di tenere la posizione senza mai andare in confusione. Qua invece il Mini 2 è stato un momento in cui si è girato, ma probabilmente gli sono finito con l'aria in una posizione che qua ovviamente non ci sono arrivato. Devo dire davvero impeccabile, e lui è fantastico, lui testato con il vento vero, cioè vento, io l'ho fatto volare con 20 a 35 km orari ragazzi, e si è comportato in maniera pazzesca e ce l'avevo sul lago, cioè veramente lui un comportamento da paura. Però cavoli, davvero impressionato da questo punto di vista. Apsan, tanta roba, nel senso che finalmente un drone che per alcuni aspetti si avvicina a lui, perché comunque non è facile
secondo me fare un drone da 249 grammi con caratteristiche video, foto e di volo eccellenti e soprattutto farlo resistere al vento. E Upsan secondo me in questo caso ci è riuscita benissimo a farlo un drone che resiste al vento. La funzione resistenza al vento attivabile dall'applicazione non ho capito bene quanto influisca o meno, perché comunque a livello ottico è cambiato poco. E per quanto riguarda invece video e stabilizzazione video, ditemelo voi, perché io adesso non l'ho ancora vista, quindi voi la vedrete nel video e sarete voi a giudicare se c'è stato o meno più stabilizzazione qua, più qua o simile. Però una cosa dove lui si è comportato meglio è proprio che quando smettiamo di soffiare l'aria lui torna più o meno da dove è iniziato il tutto, da dove è iniziato il delirio, lui ritorna lì. Mentre questo, l'Upsan Zino Mini Pro, tende a fermarsi dove io smetto di soffiare, si torna avanti ma di poco, non torna dove appunto è iniziato il tutto. Però ragazzi, tanta roba, non pensavo, non l'avevo ancora provato, è stato live anche per me, perché appunto volevo anch'io avere le sensazioni che state provando voi nel vedere, perché comunque è qualcosa sempre di affascinante vedere questi piccoli dronini con una... perché comunque è sempre affascinante vedere questi piccoli dronini con aria a 40 km orari, addirittura a 30 cm, perché sono arrivato a sparargli aria a entrambi da 30 cm, cioè avete capito bene, 30 cm su un coso così a 40 km orari, capite che magari un po' di fastidio gliel'abbiamo dato. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato la mia comparazione e il mio solito test, che non è il test definitivo perché so anch'io che non è come quando c'è vento, però ci dà sicuramente un'idea di come si possa comportare un drone con il vento, vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler, stampe 3D, voli in FPV, tantissime cose arrivano lì dove vado a far volare i droni, cioè seguitemi su Instagram, sempre se vi va, seguitemi sul mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao! Yeah.